I want to talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again. Do I attract you? Do I repulse you with my queasy smile? Am I too dirty? Am I too flirty? Do I like what you like? I could be wholesome, I could be loathsome, guess I'm a little bit shy. Why don't you like me? Why don't you like me without making me try? I try to be like Grace Kelly, but all her looks were too sad. So I tried a little Freddy. I've got an entity mind. Mio segnale. Scatenate l'inferno. How can I help it? How can I help it? How can I help? What you think? Hello, my baby, you know my baby. Putting my life on my brink. Why don't you like me? Why don't you like me? Why don't you like yourself? Should I have had over? Should I have told it just to be put on your shelf? I try to be like Chris Kelly, but all her looks were too sad. I tried it, little Freddy. I've got an answer to me. Bisogna trovare subito la forza per ripartire. Sicuramente, come ti dissi già tempo fa, sono questi i momenti in cui si dovrà vedere la vera forza della squadra. Sconfitta ampiamente meritata. Sapevamo della forza del Telese, diciamo che ci ha veramente impressionato, e alla fine è giusta e meritata la sconfitta. Risultati alla mano, siete tutti lì, quindi ve la giocherete almeno, questo è quello che dice la classifica, fino alla fine. Quindi prima di Natale sembravate in fuga, adesso invece dovete di nuovo cercare di ripartire. Sì, sicuramente, sapevo che avevamo un girone d'andata finale non semplice sulla carta, e pensavamo di riuscire a superare questi due ostacoli per poter poi iniziare il girone di ritorno in maniera molto più tranquilla. Si vede che questi punti persi li dobbiamo cercare in tutti i modi di recuperarli per strada. Ecco, che cosa oggi non è andato, come mai non era il vero Maddaloni in campo? Oddio, vero Maddaloni non credo, noi comunque abbiamo fatto la nostra onesta partita, sta di fatto che avevamo di fronte, come ti ho detto, una signora squadra.
molto cinici, loro nelle prime 4-5 occasioni le hanno messe dentro e noi in pratica abbiamo tirato tra il primo e il secondo tempo 30-40 volte, il portiere ha fatto delle parate assurde, ma la differenza sta pure in questo, cioè una squadra forte, quelle poche occasioni in un campo caldo come questo le riesce a mettere dentro, significa che ha meritato ampiamente la vittoria. Prima dell'inizio del girone di ritorno c'è questo derby casertano dell'ultima di andata col Cusso, un'altra gara da prendere con le mani. Assolutamente sì. Pensavo di andarci più tranquillo psicologicamente. Dobbiamo lavorare molto, soprattutto anche a livello psicologico, per affrontare questa partita di sabato, che per noi, diciamo, è prettamente indicativo per poter proseguire e ad ambire al traguardo prefissato all'inizio. Shooting star leaping through the sky like a tiger, defying the laws of gravity. I'm a racing car passing by like Lady Godiva. I'm gonna go, 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 there's no stopping me. I'm burning through the sky, yeah. 200 degrees, that's why they call me Mr. Fahrenheit. I'm traveling at the speed of light. I wanna make a supersonic man out of you. Such a good time, I'm having a ball. Don't stop me now. If you wanna have a good time, just give me a call. Don't stop me now. 'Cause I'm having a good time. Don't stop me now. Yes, I'm having a good time. I don't wanna stop at all. Yeah. I'm a rocket ship on my way to Mars on a collision course. I am a satellite. I'm out of control. I'm a sex machine ready to reload.
Presidente, allora un successo col brivido qui a Telesederne, però alla fine C1. No, un successo sul campo abbastanza tranquillo, solo che poi è diventata un poco spigolosa la partita e non era il caso sicuramente. Un arbitraggio che ha lasciato un poco a desiderare gli ultimi minuti, però tutto sommato una vittoria meritata sicuramente, è una gioia immensa. E niente più, ringrazio tutti i tifosi, principalmente che sono accorsi numerosi quest'oggi qui a Telese, e sono stati premiati dalla bella prestazione della squadra. Sicuramente, sul nostro campo. Grazie Presidente! Santa Maria con la nostra diretta avversaria, a quali faccio i complimenti perché fino alla fine ci ha dato filo da torcere. Dopo dal Gladiator è stato tutto in discesa. Luigi Verdicchio, Maddaloni in Serie C1, una promozione fantastica, le tue emozioni, le tue sensazioni? Finalmente abbiamo raggiunto il nostro obiettivo tanto sperato, nonostante tutte le difficoltà che abbiamo incontrato a inizio campionato con i vari infortuni e tutto questo e tutto il resto ce l'abbiamo fatta. Una vittoria di gruppo? Sicuramente, anche se comunque senza nascondere che ci sono delle persone che comunque hanno a me eccesso nel nostro campionato. Un progetto a lunga scadenza? Sicuramente il nostro